A 623 anni dalla fondazione, continua la tradizione dell'Università degli Studi di Ferrara con la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico. Una lunga storia, caratterizzata dall'attaccamento alle proprie radici, ma anche dalla proiezione verso il futuro, che ha reso il nostro Ateneo all'avanguardia, consapevole della centralità della cultura come componente fondamentale per lo sviluppo delle persone e del territorio. In quest'ottica, il 12 novembre si è aperto questo nuovo anno, inaugurato in un luogo particolare, la sala congressi della nuova struttura ospedaliera universitaria di Cona. Questa scelta simboleggia la volontà di stabilire un rapporto solido e duraturo tra ospedale, Ateneo e territorio. Io credo che in questi 3 anni che abbiamo lavorato insieme con l'università abbiamo concordato le strategie, cioè capire che solo lavorando insieme e occupandosi di settori che si integrano fortemente riusciremo a garantire le attività di didattica e di ricerca. L'importanza del luogo è stata sottolineata anche dal magnifico rettore Pasquale Nappi nel suo discorso di apertura, che ha evidenziato come questo polo universitario sia un punto di eccellenza dell'Ateneo. Inoltre, tra le principali novità di quest'anno, le neonate scuole di farmacia e medicina. Quest'ultima troverà sede in una nuova struttura di 6.000 metri quadrati nei pressi dello stesso ospedale. Centrali nella prolusione del rettore sono stati anche i temi della didattica e della ricerca, inseriti nel piano strategico triennale dell'università. L'Ateneo Ferrarese, infatti, è riuscito a mantenere inalterata l'offerta didattica rispetto allo scorso anno, ad incrementare il numero di immatricolazioni del 5%, ad aumentare il numero di corsi di laurea a doppio titolo e a riservare alla ricerca e all'innovazione un ruolo essenziale, attraverso borse di studio, finanziamenti e collaborazioni con l'amministrazione locale. Dopo il sentito intervento di benvenuto da parte del direttore dell'azienda ospedaliera universitaria, Gabriele Rinaldi, che ha espresso la sua soddisfazione per la collaborazione instaurata con l'Ateneo, sono intervenuti Giovanna Azzini, responsabile del personale tecnico-amministrativo, ed Enrico De Camillis, rappresentante degli studenti. Questi ultimi due interventi hanno evidenziato preoccupazione, in particolare per la situazione di precariato contrattuale del personale universitario e per il calo delle borse di studio che rappresenta una minaccia per gli studenti talentuosi ma con scarsi mezzi. Fondamentale per la giornata è stato l'intervento della neosenatrice a vita Elena Cattaneo, introdotta dai professori Di Luca e Simonato. Professore ordinario dell'Università degli Studi di Milano, Cavaliere della Repubblica, divulgatrice scientifica, nonché importante ricercatrice a livello mondiale sulle cellule staminali cerebrali, nella sua prolusione la Cattaneo ha parlato dell'importanza della ricerca scientifica e in particolare del suo valore etico. La ricerca è come un deserto, spiega. Ti trovi davanti spazi inesplorati, liberi, accessibili a tutti. Ci sono tracce che si possono seguire, ma non si sa se siano quelle giuste. Dopo aver mostrato alcuni punti rilevanti dei suoi studi sulla corea di Huntington, una malattia genetica degenerativa, ha sottolineato l'importanza del ruolo divulgativo che la scienza deve avere nel nostro paese, perché temi importanti, quali quello dell'utilizzo delle cellule staminali embrionali, siano trattati con la giusta attenzione dalla politica, in modo corretto ed esaustivo dai media, al fine di dare informazioni obiettive ai cittadini. Ho in mente, insomma, quest'opera che chiaramente non voglio condurre da sola, quindi è un'opera di familiarizzazione verso la scienza da parte della politica, quindi mettersi a disposizione della politica affinché gli argomenti su cui poi la politica va a legiferare siano meglio compresi. Sto reclutando giovani, voglio proprio creare un gruppetto di giovani che lavorino con me e che mi aiutino a fare da ponte con la comunità scientifica sugli argomenti della comunità scientifica, dalla sperimentazione animale alla comprensione di quali sono le prospettive e le aspettative vere sulle cellule staminali, al problema degli OGM, degli organismi geneticamente modificati. A conclusione della giornata si è tenuta la consegna del titolo di professore emerito conferito dal ministro dell'istruzione Carrozza ai professori Franco Scandola per chimica generale e inorganica ed Enrico Grassi per il settore di biochimica.
Inoltre, è stata conferita la medaglia dell'Ateneo a Paolo Ferrari, ragioniere commercialista, per il suo importante operato come membro esterno della Commissione Trasferimento Tecnologico di Unifè, in particolare riguardo a progetti di spin-off. Alla cerimonia erano presenti le principali autorità politiche, militari e religiose della città, nonché molti rettori di altre università italiane. Una giornata di festa, dunque, per sottolineare la dichiarazione di impegno dell'Ateneo di Ferrara per un nuovo anno accademico all'insegna di attività didattiche e di ricerca di qualità. We'll be right back.